Ciao e benvenuti nel canale. Eccoci arrivati al terzo e ultimo tutorial. Per creare la piazza sopraelevata abbiamo utilizzato un blocco in polistirolo. Posizionato il blocco nella zona desiderata, riorganizziamo un po' le idee e cerchiamo di capire cosa vogliamo realizzare. Rivestiamo il piano con della carta modello bianca. Collochiamo le ringhiere cercando di capire quante ce ne occorrono. Bene, adesso siamo pronte per incollarle con la colla a caldo. Procediamo così per tutto il perimetro del blocco. E adesso la parte più difficile, cercare di capire quanti e quali pezzi ci occorrono. Sicuramente saranno molti i tentativi che farete. L'importante è che il risultato finale vi soddisferà. Creata la struttura del villaggio, possiamo passare all'inserimento degli accessori e delle figurine. A questo punto, se ancora non l'avete fatto, collegate tutti i cavi elettrici che ancora non avete collegato. La scelta degli accessori e delle figurine sarà secondo il vostro gusto personale. Per quanto riguarda le figurine, la grossa differenza che bisogna fare è se scegliere delle figurine moderne o vittoriane. A questo punto possiamo collocare tutti i lampioni. Mi raccomando, il principio rimane lo stesso, bisogna incollare i fili con nastro adesivo direttamente sulla carta, che poi verranno ricoperti con la neve. Procediamo con gli ultimi ritocchi, completando delle scene che ancora non abbiamo completato. E finalmente siamo pronti per inserire la neve. Mi raccomando, utilizzate la neve per coprire tutte le imperfezioni. Per un effetto più realistico, non scordate di metterla anche sui tetti. Non dimenticatevi che la neve serve anche a nascondere quelle brutte basi che hanno i personaggi. Se erroneamente la neve finisce in posti dove non dovrebbe stare, rimuovetela con l'aiuto di un pennellino. Villaggio Lemax finalmente pronto e possiamo godercelo. Non dimenticate di lasciare un like e iscrivetevi al canale. Ciao!